modo di volerlo. Sì, sì. Io ho detto, Raffaella, ma c'è una casa con tutte le spalle fuori scoperte, molto femminile, molto così. E allora lei ha detto va bene, no? Poi quando Sergio ha visto queste foto che erano tagliate qua, gli fa, bella, sembri nuda, che sei matta, e poi anche tu come nuda, cioè era vestita, dice sì, però non si vede che sotto è vestita perché è tagliata la foto, insomma. E quindi diciamo che è stato un pochino di. Però a lei piaceva, ha detto va bene così, ovviamente, no? E poi più o meno stavamo qui quando a un certo punto è arrivata Raffa e mi ha detto, ma che stavi dicendo? Cose cattive su di me? E ho detto, oh madonna, immediatamente ho cominciato a pensare, ma che ho detto prima? Poi vedrai che mi mena. Poi invece l'ho vista anche quest'estate, che sono stata un po' di giorni a casa sua, abbiamo giocato a buraco e abbiamo mangiato tanto. E non mi ha detto niente, quindi vuol dire meno male che non. Era il modo un giorno che era l'ora di pranzo quasi, quindi ci siamo trattenuti di più con le prove. E la signora che era per me, io passare di scrivere a Gabriele, stare con lei, insomma, vederla anche non vestita, come si dice in televisione, come la vedete voi di solito. È stato così particolare che era arrivato l'ora del pranzo e lei scherzando dice non si mangia nulla e Gabriele è rimasto un attimo così dicendo se vuoi insomma possiamo prendere qualcosa, ci siamo affrettati e ordinare qualcosa al volo e stare insieme tutti nella sartoria con i carri e i magazzinieri, voglio dire l'hanno sempre conosciuta ma non a livello proprio di amicizia, cioè per noi è stato un giorno così particolare e lei ha scherzato, magari ha pensato, oddio, una persona l'abbiamo sempre vista come la grande Raffaella, invece no, è una persona veramente, cioè io sono rimasta così sentita. Nel conoscere Corrado Colabucci, che purtroppo non è più con noi e per me è stato anche lui un grande maestro. Anche Luca Sabatelli oggi non c'è, che ho sentito in settimana. No! Chi è? Molto bene, ma quanti siete? Io però ho visto il video l'anno scorso e lei a un certo punto faceva seduti. Sono felicissima di essere qui e che io inizialmente ho imitato Raffaella soprattutto perché io sono una sua ammiratrice, quindi prima di essere una sua ammiratrice con lei nel 1990 quando abbiamo fatto il concerto e facevo parte del gruppo dei TGX, i nuovi imitatori che imitavano tutti i personaggi d'attualità eccetera, e io non ho imitato Raffaella per ben 18 puntate perché un personaggio che faceva parte del cast di questa trasmissione mi disse guarda non la imitare perché lei è molto permalosa e potrebbe anche prendersela, e che mi aveva messo un po' in agitazione, ho detto beh se devo rischiare poi che magari imitandola magari poi mi attiro le sue ire, e allora ho detto lasciamo perdere. Però arrivata poi all'ultima puntata, durante una riunione prima della trasmissione c'era Michele Mirabella, a un certo punto ho detto Michele ma io ho questa imitazione che sto covando da mesi, che posso imitare Raffa? Secondo te? E io ho detto ma secondo me sì, ma dai, dato l'ultima puntata.
Allora tu sai, io mi vorrei fare questa cosa. Raffaella, tu per me sei il massimo. E ti faccio una risatina. E invece lei mi guarda e fa: mamma mia ragazzi, ma sei fortissima te! Ma come mai non l'hai fatta prima? Ho cominciato a ridere anche lei, cioè, ma lo sai che quasi quasi io rido guardando te, mi viene da ridere anche a me. Io devo ricordare come rido guardando te. Questa cosa è andata avanti poi per mesi, perché chiaramente poi abbiamo finito quella cosa, però poi ci siamo riviste anche a Fantastico, ci siamo rincontrate un'altra volta. E lei mi diceva, però ci siamo incontrati anche da Magalli un'altra volta, mi disse: certo, se io mi raffreddo, ho un'influenza, mi sento male, tanto ci sei te. E quindi ecco, io ho detto vabbè, no, approfitteremo di questa cosa. Per cui io sono molto contenta di essere qui insieme a questi ospiti. Oh Marinetta, hai detto stupidaggine anche questa volta. Sì, sì. Allora possiamo fare una terra battere, certo. Eh? Non li vedo, anzi, non ho mai visto. Tu Massimiliano parenti in Cile? Ma, e allora comunque faremo poi una bella terra, sì. Giusto? Certo. Tu sei nata nel 1920, giusto? Sono molto bella, ti ricordo. Io sono Marzia. Alessandra ha già raccontato un po' un breve scursus della nostra storia. Noi siamo qui cominciando, oltre alla vostra simpatia e alla vostra esuberanza comunque, e l'affetto che riponete per Raffaella, siamo qui anche perché ci ha colpito appunto tutto questo. E mentre Alessandra è più, come posso dire, più artista, diciamo così, io sono non meno artista, però diciamo che mi occupo della parte un po' più pratica. Per cui ho pensato una buona cosa per voi, visto che siete così bravi tutti quanti, domani quando ci venite a trovare, vi metto tutti al lavoro e mi dite tutti quanti i costumi, ah, mi ricatalogate. Sì! Per noi in un certo senso l'appuntamento con voi è un po' il nostro inizio del volo. Esatto, vogliamo spiccare il volo e ci fate per quanto meno la testimonia. È il momento del fuori onda. Lo guardavate quello, no? Sì! Fuori onda. È la cosa più bella e credo per molti, no? Perché la bella era spontanea oppure era preparata? Dell'umorismo molto molto spiccato, giusto? Una volta si arrabbiò tremendamente perché era di lunedì, mancava 5 minuti circa alla diretta del 123 e non c'era Nico Bile, doveva registrare le telepromozioni Ferrero, che registrava prima della messa in onda, e non c'era Nico Bile. Apri di cielo, una scenata, sbraitava a microfono aperto con tutto il suo staff, giustamente, perché insomma, come diceva prima anche Marinetta. Era Ciro che faceva i compiti? No, era Claudio. Strano, perché io lo incontravo sempre nel suo camerino, che stava lì a scrivere, arriva Raffaella, più grosso devi scrivere! Lei si mise per terra, col pennarellone, a scriversi da sola a sti compiti. Lei litigava sempre con Ciro per... Oppure gli davano questi compiti, a noi gli piacevano, cancellava righe, se le riscriveva sopra, non era una cosa... E quindi poi insomma fa tutta questa scenata, l'auditorio, tutto il pubblico fermi così, dice oddio, è arrabbiata, la miseria. Lei ti guarda, accorgendosi del cielo che si era creato, guarda, ah ma non è successo niente, su! E lì vabbè, tutti quanti, l'applauso, la risata, dove sta la scala, mi passa vicino così, ciao, stavo con un mio amico, dico, ah c'è le calze contenitive. Allora io ho sentito il rumore del caschetto di Raffaella che si è girato e ho trovato questi due occhietti così che mi hanno trafitto praticamente, secondo me dava una pistolettata in quel momento. Ecco, è una brutta figura, col proprio mito non la raccomanda nessuno, è veramente una cosa spiacevole. Colori che finora non avevo visto.
dire che